Allora, siamo in live con questo incredibile gioco. Siamo tornati. Guarda bene come si gioca, eh? No, perché è difficile questa parte. Iniziato, eh? No. Sì, invece. Hai fatto delle cose, le posso scaricare. Voglio dire un attimo una cosa. Allora, siamo pronti? Immediatamente mettiamo un po' questa cosa un po' più al centro. Pronti, via! Allora, vogliamo sentire la sigla iniziale? Le riconosci? Sì, erano quelle di ieri sera, te le ricordi? Vedi tutte le ragazze. Vedi quella col cane? Ok, pronti, via! Faccio io, che dovrei essere il primo giocatore. Allora, due player. Ok. Al meglio del 9, vai. Allora, che scegli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via, devo tre volte la stessa. E mi piace 4 volte la stessa. Per tornare dietro devi premere A. Ok, scegli. Pronti? Attenzione, è una grande battaglia, eh? Sì. Attenzione, pronti. Allora, devo far cadere le palle, vedi? Devo girare le palle. Quindi, ti metto questa al posto di questa, questa. Quindi le palle le sposti, vedi? Bravi, sei quello che abbia capito. Cattura le palle. Vedi? Vedi questo. Ok. Allora. Metto qua la palla gialla, qua la palla rossa. Quello l'uccello delle palle, capito? Devi cambiare le palle, capito? E con questo puoi far salire il tutto anche. Thank you.
Quante palle? Mamma mia! Stasera giocheremo con loro, ovviamente il grande Fa è tornato, stasera grande Fa, un puzzle game ti portiamo io la giocheremo una, molto molto particolare, stiamo parlando di Tokimeki Memorial, Puzzle Dana, una cosa del genere, un puzzle game dove devi scambiare le palle di un certo colore per ovviamente diciamo completare delle linee almeno di tre elementi, quindi un gioco molto molto particolare come puoi vedere, poco conosciuto in Europa e in Occidente. Ho perso ovviamente. Che cosa si sente male, dice Fra. Allora aspetta un attimo caro Fra, adesso ovviamente forse è un po' troppo alto il gioco dell'una, io che dici, vedi adesso andiamo ovviamente a riprendere. Scusa, forse è un po' troppo alto caro Fra, e quindi ma forse hai capito, tiene ragione Fra, hai capito, Fra ha sempre ragione. Hai capito che cosa era successo? Parlavo col modem della videocamera, grande Fra, che ci racconti, che ci dici queste cose. Allora, che cosa andiamo, per prima cosa ringraziamo Fra del grande feedback, detto proprio, sì, ho cambiato microfono, scusami, avevo ancora il microfono di quando ho fatto la diretta delle patate. Che cosa ti portiamo stasera io e la Giocare Luna? Un gioco basato su Tokimeki Memorial. Che cos'è Tokimeki Memorial? È un titolo che fa parte dei Dating Simulator, in questo caso fatto dalla Konami, dove sei praticamente tu un ragazzo che deve conquistare le ragazze. Visto che Tokimeki Memorial ha avuto un successo meglio in giapponese, un successo territorialmente molto molto diciamo possente in Giappone, la Konami scelse di fare anche dei puzzle game su Tokimeki Memorial, dove puoi vedere praticamente sì, è molto molto bello, e puoi vedere praticamente queste ragazze che vanno praticamente a sfidarsi a palle, quindi a palle in faccia a tutta forza, come diciamo sempre, però in una modalità molto particolare, ovvero possiamo andare a prendere le palline e a spostarle. Dobbiamo almeno fare dei gruppi di tre palline attaccate, anche a forma di L, quindi vedi un pochettino, vedi giocherellona, qui ho fatto una L, quindi non per forza in orizzontale, in diagonale o in verticale, quindi anche a forma di L, quindi veramente qualcosa di incredibile su questo. Ci sono anche delle palline che vengono poi dopo diciamo sbloccate, che sono racchiuse in dei quadrati. Tokimeki Memorial ha avuto un successo incredibile in Giappone, tanto che se ne sono state fatte anche delle versioni per Nintendo DS e Sony PlayStation portatile, addirittura al maschile. Che cosa vuol dire? Che tu sei praticamente una ragazza e devi praticamente andare a conquistare i vari ragazzi che trovi all'interno praticamente del tuo ambiente scolastico, ambiente universitario, ambiente di lavoro. Tokimeki Memorial ha avuto un successo, come ti ho detto, incredibile, più ovviamente giocando nei panni del ragazzo piuttosto che della ragazza, poi lo porteremo anche in versione Super Nintendo.
E oggi ovviamente te lo proponiamo in versione puzzle game. Il grande Fra dice: un bel gioco. Allora, alla fine com'erano le patate? Le patate erano buonissime perché le abbiamo fatte nella friggitrice ad aria. E poi se vai su YouTube puoi vedere gli short del giocherellone, che ti fa vedere praticamente che poi ha condito queste patate con sale, pepe, un filo di olio extravergine d'oliva e pensate un pochettino anche la paprika dolce. Quindi patate veramente buonissime, pronte per essere appunto gustate in allegria e simpatia, ragazzi, in allegria e simpatia da tutti quanti, veramente. Quindi fantastico, fantastiche prelibate queste patatelle del giocherellone, che praticamente ha voluto, diciamo, oggi mangiare. La giocherellona è passata per il supermercato quando ha praticamente finito la sua giornata di lavoro. Indovinate che cosa ha portato? Il pollo. Quindi veramente assurdo questo pollo, ovviamente infatti ricette molto particolari. Pensate un pochettino, un pollo che ci ha deliziato, ma un pollo che ci ha anche, diciamo, molto rallegrato. Siamo stati tutti contenti tranne il pollo, che purtroppo è stato ammazzato per portare a noi il cibo. Quindi veramente qualcosa di incredibile, come potete vedere. Attenzione a queste palle rosse che ovviamente qui sopra vengono qui sopra. Ah, ecco qua, guarda, giocherelluna, veramente incredibile, guarda qui. Quindi grande Fra, grande tu che ci sei sempre per noi, che non ci abbandoni mai. Sei un pochettino il successore di Scimmia è stato un nostro caro amico e poi purtroppo si è operato al nasello e Scimmia ultimamente sono mesi che praticamente non lo vediamo. Siamo molto tristi, siamo anche molto preoccupati, anche perché alcuni di noi non hanno il numero di telefono di Scimmia. Hai capito bene? Il numero di telefono di Scimmia non l'abbiamo, quindi non sappiamo Scimmia che fine abbia fatto praticamente. Sappiamo solamente che Scimmia tu praticamente. Penso, ah, mamma mia, che grande palle! Che grandi palle, che ovviamente hai vinto tu. Guarda qui, guarda che animazione, caro Fra, un gioco per PlayStation con queste ragazze che tra loro si battono a son di palle. Ecco qua, andiamo a vedere. Quindi grandi le patate, vedi che bello, che grafica in stile anime, quindi cartone animato. Però pure questo c'ha la grafica in bassa risoluzione, perché non dici che questo è il gioco per i quadri di mamma? Questi non sono i quadri. Ah, quindi vuol dire che per determinati tipi di giochi vale la grafica, per altri no. Quindi questo vuol dire, scusami, no, questo è detto. Ah, e perché per quello sì, scusami? Perché non sono palle. Ma se ti faccio vedere altri giochi, che fai? Che è sta musica? Caro Fra, ho messo nella sezione community del canale del giocherellone dei cosi, praticamente dei quiz, nonché dei film che io e la giocherellona abbiamo visto, e tendenzialmente ti consigliamo anche a te di visionare, capito bene? Quindi giochi e film a tutta forza. Sì, ho votato oggi pomeriggio, mi fa piacere che tu abbia votato, caro Fra, e che ovviamente forse tu, non so se hai avuto la Sony PlayStation, ti consiglio sicuramente di procurarti questo gioco, Tokimeki Memorial Tamadama. Ecco qua, si chiama praticamente Tamadama, con queste palline che vengono praticamente raccolte da questo angioletto praticamente che sposta le palline. E guarda qui, possiamo anche far salire il quadro di gioco per mettere in difficoltà il nostro avversario, in questo caso la giocherellona, che ovviamente si sta trovando in una bruttissima situazione. No, purtroppo ho avuto la terza, la quarta e ho la quinta. Ah, ho capito, purtroppo non ce l'hai. Però ricordati che la terza PlayStation è compatibile, caro Fra, con la prima PlayStation, e come puoi vedere i capolavori si sprecano tantissimo. Purtroppo la giocherellona è in una bruttissima situazione. Tu sai che la giocherellona è campionessa di Tetris, ma purtroppo oggi si sta trovando in una bruttissima situazione, in una brutta anche figura forse che sta facendo con tutti voi, ragazzi. Non è dalla giocherellona, è veramente incredibile, dobbiamo dire la verità. Però non diciamo queste cose alla giocherellona, perché la giocherellona, tutte le volte che abbiamo detto che si trovava in difficoltà, poi dopo, diciamo, ci ha fatto il mazziatone. Ecco qua, è finalmente arrivato una qualunque. Ciao giocherelluni, cara una qualunque, buonasera a te da parte del giocherellone e della giocherellona. Oggi un gioco sempre basato sul dating simulation di Tokimeki Memorial, pensa un pochettino.
sempre della Konami, il simulatore di appuntamenti, in questo caso ragazzo personaggio principale e ragazza, e ragazza come personaggio, come la ragazza come personaggio ovviamente da conquistare. Talmente ha avuto un successo questa serie di dating simulation in Giappone che la Konami ne ha fatti ben 3 puzzle game. Hai capito bene? I 2 puzzle dama e l'unico tamadama, praticamente, che sarebbe questo qua. Il tamadama, ecco qua, noi stim magnane. Visto Marco Carnevale, ho comprato il pollo che la giocherellona praticamente ha comprato il pollo di cui l'altra volta parlasti, praticamente con la ricetta valtellinese particolare, e ce lo siamo gustati, molto molto buono, molto molto speziato, con una spezia molto particolare, una spezia che viene fatta proprio in Valtellina, quindi veramente incredibile. Pollo con le patate al giocherellone, praticamente la ricetta segreta delle patate del giocherellone, delle patate del giocherellone, ovviamente, ovvero la ricetta segreta te le dico. Le patate vengono fatte nella friggitrice ad aria e poi dopo vengono praticamente, quindi friggitrice ad aria, dopodiché le patate vengono messe con sale, sale, pepe, paprika dolce e un filo d'olio. Marco Carnevale, se l'ha messa su YouTube non l'ho vista perché ti boicotto. Fai malissimo a boicottare il tuo grande amico, il tuo amante, il grande amico, il giocherellone, perché ovviamente il giocherellone è sempre con te, ti fa vedere i polli dell'allevamento della Valle Spluga qui pronti per essere accarezzati proprio da te, pensa un pochettino. Quindi veramente, veramente qualcosa di fantastico che forse ringraziato, infatti ne ho parlato anche nello short vado nello short a ringraziarti, tu non vedi i ringraziamenti che ti ho fatto. Molti ragazzi hanno detto: ma chi è questo caro amico Marco Carnevale che ti propone praticamente queste grandi ricette? Hai perso un'altra volta, giocherellona, non è da te. No, hai perso l'altra volta, seconda volta che perdi. Anche tua moglie è napoletana, no, mia moglie è valtellinese, pensa un pochettino. Quindi ci siamo conosciuti quando io sono venuto qui in Valtellina e quindi io per 2 anni ho fatto il pendolare e poi siamo finalmente andati a vivere insieme dalla mattina alla sera, ecco qua. E quindi siamo qui in Valtellina, non sappiamo nel futuro dove saremo, credo che rimarremo qui in Valtellina perché si sta molto molto bene, devo dire la verità, grande tranquillità e il costo della vita molto basso. La giocherellona è molto felice e io sono molto felice, quindi credo che rimarremo qua. Poi per il resto, come si dice, la vita è imprevedibile, può essere che un giorno andremo a vivere a Napoli, ritorneremo a vivere a Napoli, oppure un altro giorno ritorneremo a vivere chissà dove, non lo sappiamo. Sicuramente se io andassi a pensare anni fa di venire che venivo in Valtellina a vivere, non ci avrei proprio pensato, e invece è successo. Questo per dirti che la vita, caro Fra, è imprevedibile, hai capito bene, la vita è imprevedibile, quindi cerca sempre. Io per esempio non mi sono trovato molto bene a stare nell'ambiente napoletano e quindi devo dire la verità che qui mi trovo molto molto a mio agio, poca gente, tranquillità, grande capacità di lavorare, si fa tutto e spese molto basse. Grandi offerte all'Ipera, dice Marco Carnevale. Sì, grandi offerte, c'è anche la possibilità di scontare praticamente, come ti ho detto, 3 pezzi ogni 25 euro fino al 30% di sconto. Sei mai venuto nelle Marche? Marco Carnevale delle Marche, io non sono passato per le Marche perché un paio di volte ho fatto Napoli, Valtellina a piedi, sono passato anche per le Marche, forse sono passato proprio sotto casa tua. Comunque per le Marche, se mai volessi incontrare qualcuno, caro Fra, di noi delle Marche, puoi andare da Marco Carnevale, pensa un pochettino, e lo puoi vedere in faccia, lo riconosci Marco Carnevale, perché quando cammina con l'auto praticamente per le strade ovviamente dell'area marchigiana, lo puoi notare perché mette sempre la musica Scimmia tu. Ecco qua, questa è la musica che ovviamente utilizza Marco Carnevale nella sua ovviamente piccola radio, piccola macchina comprata, pensa un pochettino, a rate, 288 rate per avere la macchina super serie, dobbiamo dire la verità, perché Marco Carnevale dice si vive una volta sola e allora ha comprato la fuoriserie, pensa un pochettino. Carnazzoni dice: presto verrà nelle Marche. Sì, è previsto un raduno con tutti i follower anche nelle Marche, avete capito bene ragazzi.
ragazzi, quindi sarà qualcosa di veramente incredibile. Spero che anche tu, Fra, ci sarai. Marco Carnevale ha già prenotato praticamente. Ti dico di più: per soli 20 euro puoi avere nel raduno del giocherellone, puoi avere una pizza fatta dal giocherellone, una bibita e lattina a scelta, a tua scelta. Puoi avere praticamente una bibita in lattina, puoi avere il noleggio di una sedia di plastica dove, diciamo, sederti, e in più avrai una stretta di mano col giocherellone, avrai anche la possibilità di fare una live con il giocherellone, e in più ovviamente parteciperai all'estrazione, pensa un pochettino, per soli 20 euro, di uno dei gadget del giocherellone. Si vocifera uno slip taglia XXL, che praticamente è la taglia del giocherellone, quindi veramente incredibile, qualcosa di assurdo. Proprio sotto casa tua, di te che ci stai guardando, sì, abitiamo proprio sotto casa tua, hai capito bene, tu che ci stai guardando, che ci stai vedendo praticamente, caro Fra, il raduno verrà fatto praticamente molto vicino a casa tua. Non sappiamo dove abiti, però ovviamente ricordati sempre questo, ci sarà grandissimo divertimento, soprattutto con i giochi delle palle, hai capito bene. Abbiamo questo gioco dedicato forse anche allo stesso Marco Carnevale, il pallonino praticamente, guardate un pochettino questo, guarda il calcio della ballerina, veramente incredibile il calcio della ballerina, la ragazza qui sopra guarda si arrotola, veramente la giocherellona in difficoltà, la giocherellona in grande difficoltà, mamma mia ragazzi, abbiamo trovato il gioco per mettere in difficoltà la giocherellona, quindi veramente assurdo. E perché? Perché io sto mamma mia, la seconda volta, la giocherellona sta facendo una brutta faccia, sta per dire che questo non è il gioco per lei, praticamente, si vede un po', guardate, ecco qua ragazzi, guarda qua, ma perché combattono tutti quanti in piscina? Ecco qua, andiamo avanti ragazzi, vedete un pochettino, e qui è un gioco, vedete ragazzi, un gioco molto molto particolare, che ovviamente che dirvi, con queste palle incredibili che vanno, guarda, tiene un robot praticamente, vedi un robot molto molto Kimagure Orange Road, calci nelle palle gratis per tutti, ovviamente alla come il ragazzo, ve lo ricordate, il signore praticamente Andrea Dipré che si faceva dare i calci nei testicoli, Andrea Dipré il tossico addirittura, pensate un pochettino, il cui canale YouTube è ancora aperto ragazzi, veramente assurdo. Ci fu un periodo in cui egli ha veramente messo il piatto a tavola in una maniera incredibile con quelle schifezzelle, e poi ovviamente tutto è finito, è passato, veramente incredibile. Ve lo ricordate Rosario Muniz, grande amico oltretutto di Alessandro Arcangeli? Molte persone diranno, ma come, giocherellone, ma cosa stai dicendo, Alessandro Muniz amico di Alessandro Arcangeli? Sì, era amico di Alessandro Arcangeli, Alessandro Muniz, e poi praticamente ricadde in miseria Rosario Muniz ricadde in miseria, fai anche qualche horror, certo faccio tanti horror, infatti devi sapere che la giocherellona è appassionata di giochi horror, molte volte li abbiamo portati, io per esempio avevo paura, adesso stiamo aspettando il remake del grande Silent Hill 2 e poi porteremo ovviamente anche altri giochi, anche giochi survival horror, quindi presto Dead by the Light solo per te, presto non solo solamente quelli, perché poi Marco Carnevale dice queste cose ma poi ha paura e fai brutti sogni la notte, tanto che quando gli consiglio a Marco Carnevale film horror, caro ovviamente carissimo Fra, vai anche praticamente sul canale di Giocherellone, guarda quanti film horror praticamente gli si può dire consigliato, e il carnazzone, il Marco Carnevale, il professore, il geologo, il nostro grande amico, molte volte dice io non li guardo i film che mi consigli perché mi metto paura la sera, poi dopo di dormire penso, chiudo gli occhi e penso a te, ecco qua, e vedo i mostri praticamente, quindi sono situazioni anche molto particolari, dobbiamo dire la verità, legate a questi esseri veramente incredibili. Quindi avete visto che praticamente un pochettino alla panel de pon puoi anche far salire lo schermo sotto, quindi veramente incredibile questo gioco, divertentissimo. Ecco qua, di che squadra sei tifoso? Io Juve. Allora, io in realtà non amo tanto il calcio, mi piace però giocarlo, hai capito bene, il giocherellone è anche uno sportivo, ecco qua, infatti ha un canale anche, diciamo, di sport, un canale di altissimo livello di sport, e mi piace giocarlo più che guardarlo. In realtà sono napoletano, ecco qua, quindi essendo napoletano, se devo tifare una squadra,
tifo per il Napoli, ma in realtà, caro Fra, tifo solo per me stesso, perché quando organizzo le partite di pallone con tutti i follower, praticamente tifo ovviamente per me. Noi tifiamo Napoli perché Marco Carnevale, anche se valtellinese, quindi lombardo, in realtà ha un cognome partenopeo, ovviamente, quindi ha un'origine napoletana, campana più che altro, più campana che napoletana. Perché il nonno, praticamente il nonno, il bisnonno, venne praticamente in Lombardia, e colonizzò parte della Lombardia, hai capito bene? Il nonno di Marco Carnevale, il grande nonno di Marco, dobbiamo dire la verità. Quindi furono situazioni anche molto particolari che si andarono praticamente a verificare, e che, di cui Marco ovviamente forse non sa nemmeno lui ovviamente che cosa è ovviamente successo in quegli anni, qualcosa di veramente assurdo. Guarda questo scambio di palle che vado ovviamente qui sopra a fare, veramente incredibile, ragazzi. La giocherò in grande, grandissima difficoltà. Non vedevo la giocherina in difficoltà così da anni praticamente. Guardate qui sopra cosa sta succedendo, mamma mia ragazzi, è veramente assurda questo scambio di palle praticamente che si sta attuando. Giocherellona, non è da te quello che sta succedendo, dobbiamo dire la verità. Giocherellona molto intenzione, ragazzi, molto intenzione. Non mi dispiace giocherellona, dobbiamo dire la verità. Abbiamo trovato il tuo tallone di Achille. Sì, ho trovato finalmente il tuo talloncino del concorso di Achille. Non puoi dire le parolacce, giocare luna, c'è il ban immediato, non da Twitch ma dal gioco. Ho vinto, guarda il robot è uscito fuori, vedi, lei progetta, guarda davanti. Lo so, giocherino, non puoi fare terza partita che perdi, giocherino. Io credo che finalmente abbiamo trovato, vedi, dentro la scuola, vedi, la signorina ovviamente che ti dice andiamo in piscina. Ecco qua, guarda, questa è la protagonista, ragazzi, questa è la protagonista di Tokimeki Memorial. Praticamente lei è sempre presente, mi sembra sia la prima ragazza che dovete sedurre. Pensate un po' che un poco scarsariella la giocherellona, e qui la fai arrabbiare perché stai parlando di una campionessa di Tetris e quindi di puzzle game. Vediamo un pochettino, può essere che io ho compreso meglio la meccanica del gioco e ovviamente sto diciamo sfruttando al meglio queste situazioni. Forse ella praticamente non ha ancora capito, la prima volta che ci gioca, ma anche io devo dire la verità, però io ho un'altra esperienza in ambito videoludico, come puoi vedere, caro Marco Carnevale, e quindi stiamo ovviamente andando per una grande diciamo una serata veramente videoludica. In realtà giocheremo massimo per 1:10 a questo puzzle game e poi ne diremo la nostra. Per quanto mi riguarda è già un ottimo prodotto, molto originale, bellissima la musica, bellissima anche la caratterizzazione anime, ragazzi. Purtroppo titolo mai uscito in occidente, quindi noi in versione americana praticamente, né in versione europea, purtroppo solo relegata al mercato giapponese. Uno dice perché purtroppo Tokimeki Memorial fu fortemente criticato, pensa un pochettino, fu fortissimamente criticato Tokimeki Memorial per via del fatto che si andava a parlare di seduzione delle donne come donna oggetto, e quindi molte praticamente femministe andarono praticamente a dire ma che razza di gioco è, un gioco dove l'uomo seduce più donne invece illudendole praticamente. Tokimeki Memorial ha avuto invece un successo veramente incredibile in Giappone, e tanto che la Konami, come vi ho detto, fece anche la versione per ragazze dove la donna seduceva i ragazzi. Pensava un pochettino, quindi una forma di par condicio. Ovviamente il grande successo di Tokimeki Memorial è dato dalla versione per dove tu sei praticamente un ragazzo. I ragazzi proprio sono impazziti per questa tipologia di giochi. È uscita anche una patch amatoriale di Tokimeki Memorial, mi sembra solo per Super Nintendo, mentre invece sono uscite le patch per le versioni per ragazza, quindi uscite su Nintendo DS e su Sony PlayStation portatile. Quindi cambiano i tempi, la donna riprende quel potere matriarcale e vuole sedurre lei gli uomini che le piacciono, e a volte anche più di un uomo solo. Ovviamente quello che cerca la donna in una base sicuramente di concretezza e sicuramente un rapporto stabile, ecco qua, nella maggior parte dei casi la donna, sempre guardato matriarcato o patriarcato che sia, ha un rapporto stabile, non ama le perdite di tempo rispetto tendenzialmente al maschietto, che in realtà gli basta copulare e raramente si lega in amore
a qualcuno, ragazzi, e il maschietto è fatto così, pensate un pochettino. Ecco qua, infatti molte volte si diceva alle donne il maschio vuole solamente copulare. È quello che io e la giocherellona ci sentiamo sicuramente di dire alle donne: state attenti ai maschietti. Maschietti che ovviamente vogliono inzuppare il biscottino vi possono dire le cose brutte, simpatichelle per inzuppare il biscottino, e poi possono scomparire, ragazzi. E poi uno dice: è arrivato il narcisista. No, non era il narcisista solamente, era un figlio di Narciso, praticamente era il figlio di Narciso. Vedete, ragazzi, guardate queste palle che arrivano veramente dappertutto. Andiamo a sciappiare sta palla e la lasciamo qui. C'è un manga che ho preso ieri dove c'è lo scambio di ruoli, il mondo della morale a rovescio, e c'è, hai mai letto le storie brevi di Masakatsu Katsura? Ci sta un manga che si chiama, mi sembra, Double or Nothing, non mi ricordo di preciso come si chiama, e dove praticamente l'uomo che è un figlio di un maestro di karate è una ragazza che è molto violenta, questo ragazzo praticamente è molto timido, e lui però è il successore di una scuola di arti marziali, però è timido e quindi non butta le mani, mentre invece la ragazza è molto violenta. Sono migliori amici, si scambiano praticamente di corpo, quindi la ragazza diventa ragazzo nel corpo del ragazzo e il ragazzo va nel corpo della ragazza, quindi il ragazzo è molto femminile, fa diventare la ragazza di cui prende possesso il corpo molto femminile, mentre la ragazza fa diventare il ragazzo molto virile. Che cosa succede? Che poi ritornano nei propri corpi, il ragazzo apprende ovviamente che deve essere ovviamente un maschietto molto maggiormente virile, e la donna deve imparare a essere più femminile, e poi si fidanzano. Pensate un pochettino, quindi così funziona ovviamente questo bellissimo manga, una storia breve di Masakatsu Katsura, che è il disegnatore di Video Girl Lie e di IS e di N al quadrato e Z-Man. Ovviamente voi sapete che Masakatsu Katsura poi dopo intraprende praticamente in primis la sua strada originaria. Lui era un amante dei supereroi americani e infatti compare anche una sua interpretazione di Batman in Video Girl Lie. Bat ovviamente significa anche mazza in inglese, disegnato veramente come si dice, quarta volta che perdi, assurdo veramente. Non fa per te questo gioco? No? Sei molto triste? Vogliamo toglierlo? Vediamo che dito! Guarda il dito che bello! Guarda il dito che bello quando lo toglie! Ehi! Hai dato pure una spintura! Vabbè, ragazzi, ovviamente lasciamo stare la giocherellona che è già molto, diciamo, provata da questa situazione. Mi guarda con la faccia un po' malinconica, devo dire la verità. Guarda lo schermo con una faccia un po' malinconica, perché giustamente da campionessa di Tetris si pensava che poteva battermi in tutti i puzzle game del mondo. Abbiamo finalmente trovato un puzzle game che può praticamente portare la giocherellona ha una grande difficoltà. Comunque, ragazzi, leggete le storie brevi di Masakatsu Katsura, sicuramente molto belline, anche se ovviamente sono storie che, diciamo, oggi sono meno attuali, quindi io credo che le storie debbano essere lette sempre in un determinato, ovviamente, contesto. Che cosa vuol dire in un determinato contesto? Leggete nel momento in cui escono praticamente questi prodotti. Questa ovviamente è il grandissimo sbaduglio, grande delusione. Ci aspettavamo un match più combattuto, non lo so perché sta giocando così, forse è stanca, forse non riesce a comprendere, ragazzi, ha qualche difficoltà, devi spostare la palla praticamente, No, non sei scema, perché la giocherellona sempre molto, praticamente molto modesta, si scusa praticamente non aver compreso da campionessa di Tetris un gioco del genere, ma devi capire che non c'è solo Tetris, giocherellona cara, ecco qua, non c'è solo Tetris, quindi devi andare avanti per la strada, grande defleanza, sì è vero, guarda il gatto, hai visto quando ha fatto il gatto praticamente la ragazza, non l'hai vista, ecco qua, vedi perché fa il gattino. Ovviamente sto andando molto avanti. Io, guarda, talmente ho imparato bene a giocare a questo gioco, molto bello oltretutto, devo dire la verità, che posso addirittura salire con il livellone, praticamente il livellone ovviamente lo metto qua sotto,
Vedete ragazzi, queste palle ovviamente colorate, vedete ovviamente qui sopra, guardate qui sopra cosa sta succedendo, mamma mia, grande grande battaglia la giocherellona, forse si sta riprendendo ragazzi, la giocherellona è veramente assurdo, guardate la ragazza ovviamente di lato, che cosa sta per succedere, mi sta scoppiando qualcosa da sotto ragazzi, veramente assurdo, guardate quel grande, la grande palla che arriva ovviamente, la giocherellona mi ha fatto la sorpresona, praticamente mi ha fatto la sorpresona, ecco qua, vedete un pochettino la musica è rifatta, voleva il braccio, voleva il gioco, praticamente voleva il gioco, la signora voleva il gioco, no, non è che la signora voleva il gioco, la signora diceva che io volevo il gioco, mamma mia ragazzi, guardate qui, no, mamma mia, no, 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 mamma mia ragazzi, la giocherellona si sta vendicando di questa grande partita, praticamente di questa grande partita di palle, vedete un pochettino, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, perfetto, vedete un pochettino cosa sta succedendo, è veramente qualcosa di assurdo, mamma mia ragazzi, continuiamo, mamma mia, e il giocherellone, mamma mia, si è distrutta, è stato un caso. È stato un caso, ecco qua, vedi un pochettino, e purtroppo se vuoi continuare premi start, devi premere, mamma mia, mi dispiace, sono rimasto molto contrariato di quello che ho visto, andiamo di nuovo a fare la modalità 9 giocatori, palle in mano, praticamente uno, che... No, non la mollerei mai la giocherellona, figurati perché cosa, poi dopo, perché cosa, perché perde, no, 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 no. Voleva il gioco. Ti ricordi quando la signora dice voleva il gioco? No, hai premuto male, hai premuto, hai sbagliato. Ecco qua, è sbagliato, giocherellona, non è da te, ultimamente sei molto confusa, ovviamente sei molto confusa, forse perché stai perdendo a questi giochetti. Vedete un pochettino la giocherellona, ovviamente si trova con, ecco qua, io ho fatto, seleziono tutti i personaggi, ma sono le stesse, sono le, sono uguali ma con un costume diverso, vedi? Guarda come è fatto bene sto gioco. Lungo fatto la musica, non si poteva cambiare musica. La musica è sempre la stessa. Mi fa male la palla, lo sai. Giocherellona, fai sparire queste pile che non le posso più vedere. Questo pile che non lo posso vedere più, grazie. Lo so, però è il mio pile. Allora, Nanni Maras ha detto come mi piace il pile, però ovviamente la problematica è che questo maglione è molto pesante, caro Marco Carnevale. Allora, in realtà, al fine di non, diciamo, accendere inutilmente i riscaldamenti, che un pochettino mi dà fastidio, non è tanto a livello economico, ma è in primis perché mi dà fastidio, ecco qua il calore dei riscaldamenti, preferisco coprirmi, quindi calzini ai piedi, che ti posso dire, doppia tuta, doppio pigiama, maglia lunga, praticamente a maniche lunghe, a volte ho messo anche la maglietta e la maglia a maniche lunghe, il pigiama e poi questo mega pile, ecco qua, quindi quando sto in casa mi vesto così, ecco qua, se posso, cerca di provare a Decathlon, ne prendi altri 10 euro, no, purtroppo questo non è un pile normale, questo non fa passare aria, è un pile di altissima qualità, praticamente non passa aria da questo pile, quindi praticamente è come se si venisse a creare una, che ti posso dire, una caldaia sotto, praticamente sotto il pile, è veramente qualcosa di incredibile ragazzi, qui la giocherellona mi sta facendo il mazzettino, praticamente vedete ragazzi il mazzettino, quindi andiamo praticamente ad andare a pigliare, ovviamente vedi, mamma mia, la giocherellona, preparati perché guarda qua sta succedendo. Guarda sulla sinistra, mamma mia, incredibile, incredibile davvero.
qui ovviamente sei in una situazione un pochettino malvagia. Ecco qua, vedete un pochettino addirittura questa palla che ovviamente arriva qui sopra, altre palle di colore, di vario colore, che ovviamente vanno a inficiare su questa parte qua, e ce la faremo, caro Marco Carnevale. Vado alla Decathlon, compro i pile scadenti e poi mi muoio di freddo, ma il freddo ovviamente sta passando. L'unico fatto, caro Marco Carnevale, stasera in Valtellina sono previsti, pensa un pochettino, sono previsti niente po' di meno che meno 7 gradi, capito bene? Quindi fai la sauna quando metti quel pile. Io lo lavo e poi lo asciugo praticamente, lo metto sul termosifone e si asciuga il pile. Stranamente è un pile che si asciuga velocissimamente, per questo dicevo che è un prodotto di altissimissima qualità, che comprai quando avevo 14 anni. Penso un pochettino, mi andava grande ovviamente a quell'età, ma mia mamma disse per quello che costa ovviamente lo wow, ho perso. La cappa di bomba. Ecco qua la cappa di bomba. Noi abbiamo l'asciugatrice, lo so, immaginavo Marco Carnevale, una qualunque. Quindi fai la sauna quando metti quel pile. Faccio la sauna quando sudo, quando ci sudo dentro. In realtà poi lo lavo e ne tengo un altro simile, penso un pochettino, un doppio pile. Infatti noi abbiamo l'asciugatrice e vai, viva l'asciugatrice. In realtà noi l'asciugatrice non lo abbiamo perché lo mettiamo direttamente sopra i termosifoni. In realtà abbiamo però un grande guardaroba con tanti praticamente vestiti. Quindi intanto che asciugano sui termosifoni gli altri, unisco il calore del termosifone, penso un pochettino alla potenza calorifera interna alla casa. Quindi al fine di ottimizzare i costi, non è che ovviamente ci puzziamo di fame, per fortuna no, però ovviamente amiamo risparmiare, siamo un po' braccino corto, ecco qua, siamo un po' alla Marco Carnevale che compra, smettere di lavorare, ecco qua, che compra i manga usati, ecco qua i manga usati e anche i corsi di smettere di lavorare usati. Pensate un pochettino, smettere di lavorare, e vado nel bosco a riflettere, tu segui il corso, metti mi piace, compra il mio corso e io smetto di lavorare per te. Ecco qua, abbiamo preso l'asciugatrice solo perché c'erano gli sconti da Media World. Il problema è, oltre ai costi di gestione dell'asciugatrice, dove mettere l'asciugatrice, quindi occupare ulteriore spazio nella lavanderia. Ecco qua, quindi noi penso che al momento abbiamo una casetta piccolina, non sappiamo se nel futuro andremo in un'altra casa, perché per come è strutturata oggi, con quello che facciamo oggi, la casa così ci va più che bene. La casa ha 77 metri quadri, ecco qua, quindi non è piccolissima, ecco qua, però sicuramente se fosse ancora più grande forse sarebbe ancora migliore. Una lavasciuga, lava e asciuga, la fa tutto. In realtà la lavasciuga non c'è sta, e raramente c'è stata consigliata, penso un pochettino come efficiente, sempre meglio lavatrice più asciugatrice. Però se voi vi trovate bene, rompete il mito, alla faccia di chi consigliava male, ovviamente. Quindi non possiamo ovviamente credere a voi e essere dalla vostra parte, ragazzi. Lavate, asciugate sempre tutto. Ecco qua, anche le mutandine di Marco Carnevale, mutandine piccole, mutande praticamente di Marco Carnevale, ecco qua, e sperando ovviamente che poi Marco Carnevale compri praticamente le mutande del giocherellone, dove per sole 66 euro può avere il doppio paio di mutande del giocherellone, firmate dal giocherellone, ecco qua, col bombolone sopra. Veramente incredibile come a livello proprio. Ah, poi a Fra comunque gli dovevamo portare i giochi di ruolo, grandi giochi, grandi palle, grandi amici di Mammella praticamente, ragazzi. E andiamo avanti da quest'altra parte qua, vedete un pochettino cosa facciamo, veramente una battaglia incredibile. Noi sì, con un ciclo fra tutto, immagino, quindi lava, asciuga e arrivederci, buona giornata, prendi il panno, lo vai a piegare, lo metti all'interno del mobiletto praticamente. Questo ovviamente è la cosa che forse potremmo fare anche noi in futuro. Per il momento, quando abbiamo comprato questa casa, in realtà abbiamo già trovato una bellissima lavatrice che oltretutto era anche abbastanza nuova, le abbiamo fatti fare vari cicli di lavaggio, la lavatrice praticamente si è ben pulita, e poi l'abbiamo provata con dei vestitini sacrificabili, abbiamo visto che andava bene e poi l'abbiamo iniziato a usare regolarmente in base, diciamo, alle nostre necessità, nel senso che io a volte i panni li lavo a mano. Se devo lavare due magliette, certo non mi metto a fare la lavatrice, ecco qua. Quindi per
una questione anche soprattutto di velocità. Smettere di lavorare, sarà preso presidente del consiglio, smettere di lavorare, un grande ragazzo che ha capito tutto, dice: tu compra il mio corso, ovviamente compra il mio corso e ovviamente smetti di farmi lavorare. Questo è il vero messaggio del canale, smettere di lavorare. Infatti smettere di lavorare molte volte è criticato e lui l'ha detto: se tu non credi a me non mi segui. Guarda, un'altra mazziata assurda, non è proprio da te stasera, non è proprio però non è da te, cioè sono successe delle cose, credo. Cosa è successo? Io stiro tutto tranne le mutande di Marco Carnevale. Ah, il contrario della giocherellona. La giocherellona adora stirare le mutande mie e le sue, o solo le tue, forse, cara giocherellona. Ma il giocherellone invece ha... Io non stiro niente tranne le mutande. Questo ovviamente è il nuovo slogan della serata. Ecco qua, il giocherellone ha, su consiglio della giocherellona, adotterà questo. Le mutande le stiro col sedere, cioè le metto, le indosso, le stiro ovviamente a pressione, praticamente col sedere. Calda pressione, e se ho mangiato pasta e fagioli faccio anche prima a vapore fagiolato alla Bud Spencer e Terence Hill. A Terence Hill, pensa un pochettino, a Bud Spencer stirava col vapore, perché tutti quei fagioloni, immagina Marco Carnevale, Bud Spencer, quando stirava praticamente le mutande indossandole, mangiando tutti quei fagioli. Immagina quando tornava a casa dopo un film, la moglie ovviamente diceva: ehi Bud, ti sei divertito praticamente stasera, ti sei divertito in questi giorni a fare il film? Mamma mia, uccideva la moglie. Pensa un pochettino, uccideva, che poi riusciva a sopravvivere. Veramente a me piace stirare, però non spolverare. Fai scopare a Marco Carnevale a questo punto, ovviamente scopare per terra, ci mancherebbe, non facciamo brutte battute. Tu metti le mutande la mattina d'inverno sul termosifone per una bella sensazione, dice Marco Carnevale, bella sensazione. In realtà no, Marco Carnevale, perché preferisco praticamente, al fine di non accoppiarmi con la giocherellona prima mattina, ovviamente stancarci fin dalla prima mattina, mettere le mutande fredde. Hai capito bene? Metto le mutande fredde, così mi passano i bollori. Ovviamente lo sai che noi maschietti la mattina siamo pronti all'accoppiamento. Tendenzialmente questo ti fa capire l'inutilità ovviamente del maschio, un essere che è pronto all'accoppiamento appena si alza, che essere è un essere ovviamente che serve solo ad ingravidare. Pensa un pochettino gli antichi lo dicevano, che i maschi erano fatti solo per ingravidare. Penso un pochettino gli do ragione, dobbiamo dire la verità, soprattutto in un'età tendenzialmente forse giovanile, ma in realtà a me questa cosa non è mai passata. Quindi mettendo la mutanda fredda ovviamente il biscottone diventa il biscottino praticamente, soprattutto se è gelato, e ovviamente ho risolto i problemi anche alla giocherellona, devo dire la verità, che ovviamente forse a prima mattina vorrebbe fare colazione. Ecco qua, quindi pensa un pochettino, caro Marco Carnevale, e questo qua solo, a me piace stirare però non spolverare. A me piace, anche per fare la guerra servivano le mutande, servivano per fare la guerra, perché ovviamente perché tu ci mettevi la pietra dentro la mutanda elastica e colpiva l'avversario, oppure gli potevi praticamente buttare vecchie mutande sulla testa dei soldati che arrivavano e loro morivano asfissiati. Penso un pochettino. E poi le mutande, no, questa cosa è vera, venivano durante il periodo della peste utilizzate per portare virus e batteri. Lo sapevi questa giocherellura? Come si chiamava? Quello là che l'untore della peste, che con le mutande spargeva vestiti dove appunto c'era il morbo della peste. Quindi veramente assurdo. E poi il morbo della peste per alcuni cattolici era la punizione divina, perché gli esseri umani si erano praticamente comportati male. Veramente assurdo, assurdo. Non ci credi a questa cosa? E credici, no? gli uomini servono per la guerra e per la copula. Caro Marco Carnevale, anche per fare la guerra servivano i maschietti. Ah, i maschietti servivano. Pensavo le mutande servissero per la guerra, caro Marco Carnevale. Oh no, la palla mi fa male. Ecco qua, vedi un pochettino qui sotto.
la palla che mi fa male, che mi tira sotto, praticamente lo slip stretto, e quindi giustamente, caro Marco Carrevale, puoi immaginare che cosa accade, ovviamente, a cosa accade in questa situazione qui, una situazione molto appunto particolare. Vedete un pochettino, ragazzi, guardate qui sopra come stiamo ovviamente andando, guardate qua come saltella la cara amica, no, guarda questa palla, per fortuna la palla mi è scesa, mi stanno scendendo le palle praticamente, quindi ragazzi, come potete vedere, stiamo risolvendo dei problemi anche di una certa portata, vedete qui sopra, andiamo a prendere una battaglia all'ultima palla praticamente, come potete vedere, calci in faccia veramente dappertutto, guardate la signorina come si sta gasando, pugni in faccia, guarda, tu non la vedi praticamente che cosa sta facendo le mosse di arti marziali, ecco qua, le palle no, ti prego, guarda come fa, e si mette la dita, il dito, no, da carica il pugno, mamma mia. Però un gioco così bello, mettici un'altra musica, cioè guarda qua, se io metto pausa non posso nemmeno... Cioè, metti sempre la stessa musica. Gli uomini che servono per fare la guerra. Vabbè ragazzi, vediamo un pochettino se riusciamo ovviamente a vedere chi è il vero campione di stasera. Oltretutto i giochi di questo genere sono dedicati anche al caro Pino Shooter, il grande Pinone, il Pino Nazionale, il Calabrese. Pensate un pochettino, Pino il Calabrese, ragazzi. Andiamo avanti da questa parte qua e vediamo cosa fare. No, piglia la Coca-Cola, vieni qua, piglia la Coca-Cola, Coca-Cola, non è bambino. Facciamo i family friendly.
faccio io. No, fare su quel mobile. Non fare su quel mobile, esce mamma. Lo fa. Aspetta, lo faccio io. Non farmi ridere. E lo faccio io. Ecco, sono le cosciotte. E dammi a me. Lasciala lì. Che dici? Dai. Guarda che fino a altri 10 minuti, Vabbè. Anche la musica è simpatica. Ma sembra la stessa musica.
Mi dispiace. Mi dispiace. Ma se tu lo sai, ti sei pigliata questa pausa. Vedi, se hai preso la pausa. Guarda la mia tecnica. Salgo subito sopra. Premendo B. Prendo B. Non va. Come non va? Questo B. Ah, ah, scusami. Scusa. E però puoi fare più catene. Vedi, vedi come salgo io.
Guarda che ho vinto io. Basta. Signori, noi vi ringraziamo. Buona serata a tutti.